Prego. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito a partecipare a questa giornata che già stamattina ha affrontato tutta una serie di temi di forte interesse. Chi si occupa a vario titolo sia di aspetti ambientali che sanitari pone una forte attenzione a quelli che sono le interazioni tra l'individuo e l'ambiente. Abbiamo visto le grosse attività di studio sull'esposizione che si stanno portando avanti nel corso di questi ultimi anni, attività che stanno cercando di accrescere diciamo le conoscenze sul tema dell'esposizione attraverso l'acquisizione di tutta una serie di dati affidabili che tengono conto, come diceva stamattina anche il mio collega il dottor Marsili, chiaramente degli stili di vita, del livello chiaramente socio-economico delle popolazioni e soprattutto degli individui sensibili. Questo dell'esposizione, della valutazione dell'esposizione, però rimane ancora adesso una parte debole di tutto il processo di valutazione del rischio per tutta una serie di criticità che storicamente sono state affrontate sempre o a cui è stato dato sempre una bassa priorità. In questi anni, proprio seguendo il percorso, abbiamo visto nelle relazioni di chi mi ha preceduto, dell'esposizione, quindi diffusione dell'emissione che diventa un'immissione e poi un'esposizione alla popolazione, quindi con diffusione degli inquinanti sul territorio, una forte attenzione in questi anni è stata data a tutta una serie di inquinanti dotati di persistenza ambientale e la cui principale via di esposizione chiaramente non è quella inalatoria ma è quella attraverso l'ingestione dermica. In questa classe fanno parte inquinanti di natura organica, come dicevamo persistenti, come le diossine, i furani, i PCB e soprattutto la componente dell'PCB e accanto a questo abbiamo tutta quella serie di inquinanti inorganici come metalli e metalloidi come arsenico, cadmio, nichel, mercurio e vanadio. Ora, tra le tecniche che sono dimostrate estremamente utili proprio per la valutazione del rato di deposizione di questi inquinanti possiamo annoverare i deposimetri, che sono dei sistemi passivi costituiti da una bottiglia e da un imbuto che permettono di raccogliere il materiale particellare sedimentabile, di andare a determinare la concentrazione del materiale sedimentabile e tutto questo mi permette poi di caratterizzare da un punto di vista sia chimico che morfologico la qualità di questo materiale sedimentabile. In Italia c'è stata una forte attenzione, un forte utilizzo di queste tecniche di monitoraggio, infatti i deposimetri ormai sono presenti in molte reti di rilevamento di monitoraggio perché mi permettono di ottenere tutta una serie di informazioni sullo stato di contaminazione dell'aria e mi permettono poi di andare a valutare l'esposizione generale della popolazione. Su questo aspetto volevo richiamare questo documento della Commissione europea perché sulla contaminazione del suolo e quindi sull'impatto sulla salute si pone una particolare attenzione alle sorgenti e tra le sorgenti una forte attenzione a quello che è proprio il rato di deposizione al suolo. Questo perché, come dicevamo, molti degli inquinanti dotati di persistenza ambientale, la principale via di esposizione non è quella inalatoria, ma come diciamo è legato allo stile di vita e alla dieta. In questi anni si è lavorato tantissimo, si sono sviluppati tutta una serie di deposimetri specifici che permettono la raccolta del materiale sedimentabile secco e umido, si è lavorato tantissimo con lo sviluppo di deposimetri molto più complessi, si è lavorato tantissimo anche sulla geometria dei deposimetri. Molti paesi nelle proprie normative utilizzano ormai da molto tempo la misurazione del ratio di deposizione come misura proprio di contaminazione del
del territorio. In Italia già con la vecchia legge 615 venivano date tutta una serie di indicazioni che poi non si sono mai trasformate in atti normativi, ma l'utilizzo delle deposizioni era presente anche nel decreto del 91 con tutta una serie di indicazioni specifiche su cosa si intendeva per deposizione atmosferica. Come sapete, la direttiva 2407 pone ancora una forte attenzione alla contaminazione e all'esposizione della popolazione per arsenico, cadmio e nickel legato agli idrocarburi policiclici aromatici legati proprio alle deposizioni e alla catena alimentare, e per questo su specifica richiesta del Ministero dell'Ambiente, in attesa di uno sviluppo di una norma concertata a livello europeo, il nostro gruppo di lavoro ha sviluppato in un rapporto ISTISAN le tecniche proprio di rilevamento per quanto riguarda gli idrocarburi policiclici aromatici e gli inorganici oggetto della direttiva. Dopo qualche anno vengono emanate a livello europeo le norme specifiche. Queste norme prendono spesso in considerazione tutte quelle indicazioni che il nostro gruppo di lavoro aveva riportato. Quando parliamo di deposizioni, chiaramente, come dicevamo inizialmente, parliamo di imbuti e di sistemi a bottiglia con caratteristiche differenti nel caso degli inquinanti inorganici e degli inquinanti organici, e nel 155 che riprende il 152 del 2007 si dà tutta una serie di indicazioni di quelli che sono le misurazioni indicative per quanto riguarda la valutazione delle deposizioni totali. Come sapete, nell'ambito del progetto Reti Speciali sono state individuate in Italia 4 reti per quanto riguarda la misurazione delle deposizioni e della caratterizzazione di questo materiale sedimentabile. Stiamo cercando a livello nazionale di elaborare una norma specifica per le diossine, i furani e i DLPCB, anche se attualmente si utilizzano per la fase di campionamento le indicazioni presenti nella norma 15.980 per gli idrocarburi policiclici aromatici. Ma perché si pone questa forte attenzione al ratio di deposizione? Abbiamo detto come la popolazione viene esposta a questi inquinanti attraverso la contaminazione del suolo e quindi il passaggio nella catena alimentare. A livello europeo la Commissione già alla fine degli anni 90 aveva individuato una dose tollerabile giornaliera da 1 a 4 e successivamente nella strategia comunitaria sulle diossine, i furani e i DLPCB pone una forte attenzione sull'utilizzo della dose tollerabile giornaliera e di quella settimanale attraverso l'utilizzo di una strategia che si prefigge proprio di ridurre gli effetti di queste sostanze organiche persistenti. In Europa, come diciamo, molti paesi nell'ambito delle proprie attività di monitoraggio hanno elaborato, in funzione della dose tollerabile giornaliera, un flusso di deposizione media mensile e annuale concessa. Questo è il caso del Belgio, che nel 2007 ha introdotto nel calcolo anche la funzione di LPCB. Lo stesso in Germania, con una fortissima attenzione sulle diossine e di LPCB, attualmente viene utilizzato nelle valutazioni di esposizione del materiale sedimentabile. Questo valore di 4 picogrammi espresso in termini di tossicità equivalente dell'Organizzazione Mondiale della Sanità metro quadro al giorno. In Francia ormai stanno cercando anche loro di recuperare il terreno perduto. Si dava una prima indicazione specifica per gli impianti di incenerimento legata alla contaminazione dei prodotti lattiero-casari. Attualmente per i soli impianti di incenerimento si danno indicazioni nel range 5-16
picogrammi spesi in termini di tossicità equivalente per 4 giorno, considerando, come vedete, solamente le diossine. In Italia forte attività anche in molte realtà cittadine con la contiguità di aree urbane e aree industriali. Questi sono un po' il riassunto di molte delle attività di monitoraggio che sono state svolte dal nostro istituto, ma anche dalle varie agenzie di protezione dell'ambiente. In Europa abbiamo tutta una serie di indicazioni e di studi che possono essere utilizzati per un possibile confronto. Attualmente si pone anche qui un occhio di riguardo anche agli idrocarburi policiclici aromatici, soprattutto al benzo a pirene. Si sta cercando, attraverso tutta una serie di attività di monitoraggio, di accrescere proprio il numero dei dati da utilizzare poi nelle valutazioni. Anche qui una breve tabella di quelli che possono essere i dati di realtà europee. Sul position paper sui metalli arsenico, cadmio e nickel vengono date tutta una serie di range in funzione, quindi per i metalli oggetto della direttiva 2407, tutta una serie di range per quanto riguarda i livelli di questi metalli nelle differenti aree. Come dicevamo, molti paesi, accanto alla misurazione del ratio del materiale particellare sedimentabile, pongono una forte attenzione alla caratterizzazione, perché in funzione della caratterizzazione di questo materiale particellare si cerca di risalire alla possibile sorgente di contaminazione industriale. Per concludere, quindi, deposizioni totali mi permettono di dare tutta una serie di informazioni su quella che è la contaminazione legata ai composti organici persistenti, ai metalli e ai metalloidi. Mi permettono di stimare chiaramente la contaminazione dei suoli e quindi successivo passaggio alla catena alimentare, quindi è possibile, diciamo, andare a determinare anche la dose tollerabile giornaliera. Stiamo cercando in Italia, visto che siamo rimasti un po' al palo, di fornire tutta una serie di indicazioni sia tecniche che normative, proprio per avvicinarci ai paesi europei. In assenza di indicazioni nazionali, chiaramente per i microinquinanti organici e inorganici si possono prendere in considerazione per una prima valutazione quelli che sono le indicazioni presenti nelle normative o in vari studi prodotti a livello europeo. Volevo dare solamente un'informazione che noi dell'Istituto, con i colleghi di 7 agenzie regionali di protezione dell'ambiente, stiamo organizzando una giornata specifica sulle deposizioni atmosferiche a Brescia, proprio per cercare di elaborare un documento specifico in quelle aree dove sono presenti sorgenti legate al ciclo dell'acciaio o alle fonderie, che chiaramente sempre più spesso rappresentano una delle sorgenti di maggior impatto in territori italiani. Io ho finito.